274.000 euro i danni calcolati nel comune di Faenza dopo le precipitazioni straordinarie del 5 e 6 febbraio, una cifra alla quale in un secondo momento dovranno poi essere aggiunti i danni subiti dai singoli cittadini. E la fetta maggiore di soldi pubblici spesi in quest'ultima ondata di maltempo va proprio in questa direzione. I 35 alberi caduti in diverse zone di Faenza, soprattutto in Via Lapi, sono costati finora alle casse comunali 91.600 euro per la rimozione delle piante e il ripristino della sede stradale. Sarà invece l'assicurazione del comune a fare fronte alle spese per il rimborso dei cittadini che sono visti la casa o l'auto danneggiata dalle cadute degli alberi. Per fare domanda di risarcimento basterà scrivere al comune allegando una documentazione del danno subito. Sarà poi l'ente assicurativo a valutare e decretare quale richiesta avallare e quale respingere. Dall'amministrazione comunale, nel frattempo, hanno già fatto sapere che oltre agli alberi caduti, altre piante pendenti e pericolose verranno abbattute, onde evitare ulteriori pericoli. Immediatamente dopo il costo degli alberi abbattuti arrivano i 20.000 euro destinati al rifacimento del manto stradale per coprire le buche più grosse e pericolose che si sono formate in questi giorni di emergenza. Una cifra che in realtà al momento non tiene conto di quelle strade come la circonvallazione altamente danneggiate e trasformate in campi di prova per sospensioni e pneumatici da tante piccole buche, avvallamenti o irregolarità dell'asfalto e che quindi in primavera, se ci saranno fondi disponibili, saranno nuovamente da asfaltare. E poi le frane che hanno colpito in vasta parte il territorio brisighellese, ma anche il faentino nelle zone di Celle, Castelraniero e Oriolo, con più di 38.000 euro spesi durante gli smottamenti e per i futuri lavori di ripristino e messa in sicurezza dei terreni che hanno subito cedimenti. I soldi rimanenti, infine, andranno a finanziare la pulizia dei fossi, il ripristino della segnaletica e dei fossati, come nel territorio di Granarolo, lo sgombero degli alberi caduti, oltre ai sacchi di sabbia distribuiti durante i giorni di pioggia.